Il giro del mondo, una decisione che mi sta regalando ogni volta opportunità uniche e rare, come poter viaggiare su questo gigante dei mari per attraversare il Pacifico. La prima volta che sono salito, la sala comandi è stata la parte che mi ha colpito di più. Centinaia di controlli e comandi, ognuno essenziale e necessario per la sicurezza della navigazione e la funzionalità dell'immensa sala motori. Fin da subito è stata la mia sala preferita, perché dall'alto di quella postazione la vista è semplicemente incredibile. All'inizio mi spaventava l'idea di viaggiare per giorni muovendosi in maniera impercettibile, circondato dall'oceano di un blu intenso. Ma poi, dopo i primi due viaggi, ho realizzato che è proprio questa la parte più affascinante. Trovarsi su un'isola di metallo, in cui il tempo scorre lentamente con solo il ritmo del sole a scandire le giornate, e sentirsi quasi immobile nell'oceano navigando per giorni ti fa percepire il vero valore delle distanze, rendendo ogni destinazione raggiunta ed agognata una conquista piena di gioia. Quello che rende così speciale questo viaggio, però, non è la vista o la pace che questo scenario ti trasmette, ma sono le persone dell'equipaggio che fin dal primo giorno ti accolgono a braccia aperte nella loro famiglia, rendendo questa esperienza semplicemente indimenticabile.